Ciao e bentornato nuovamente al mio canale e se sei nuovo, benvenuto e quindi iscriviti al canale e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video che verranno caricati nel canale. Lasciami un commentino qua sotto, anche semplicemente un cuoricino, fammi sapere che sei passato e che sei passato e lasciami un bel like per supportare il mio canale. Ma veniamo subito al video di oggi ed è un video recensione di un nuovissimissimo libro che è appena uscito. È un libro che è stato scritto da Claudia Ausonia Palacio ed è questo libro qui della casa editrice Icon Editrice, di cui ti ho fatto vedere veramente tantissimi libri di questa casa editrice. È una casa editrice dei creativi, io la chiamo, della creatività. Ti invito ad andare a guardare anche nel sito di Icon Editrice, ti lascio giù il link e tutti i riferimenti. Ti invito ad andare a guardare perché se stai guardando questo video, sicuramente sei una creativa e quindi sia che tu ti possa interessare di cucito o di disegno o in questo caso di idee per personalizzare le tue sneakers. Ovviamente questo possono essere delle idee regalo anche per Natale, per un compleanno. Regalare i libri, secondo me, è sempre una scelta azzeccata. Per comprarlo ti lascio giù il link. In questo video, come sempre, i libri sfogliamo insieme. Ti invito ad andare a guardare, sfoglieremo insieme questo bellissimo libro che è pieno di illustrazioni, è super colorato e veramente dà tantissime idee di personalizzazione delle sneakers. Io le avevo personalizzate le mie All Star tempo fa, ma non esisteva questo libro. Ti dà veramente tantissime idee fantastiche che puoi utilizzare anche per comprare e magari personalizzare per le tue amiche, i tuoi amici, oppure per farne addirittura un business. Perché no? Il libro lo puoi trovare anche su Amazon. Ti lascio il link sia della casa editrice dove lo puoi acquistare oppure su Amazon a tua scelta. Quindi andiamo subito a sfogliare insieme Paint Your Shoes. Lo sfogliamo subito insieme. Il libro, che è della Icon Editrice, personalizza le tue sneakers, 1000 ispirazioni e 18 tutorial. Andiamo subito a vederlo insieme. Qua la nascita di un accessorio, le sneakers, molto interessante anche da conoscere la storia. E qua i materiali e strumenti, quindi ci indica quali materiali possiamo utilizzare. Tra l'altro, l'Uniposca, che mi ricorda tantissimo la mia adolescenza, lo usavamo, tutti avevamo l'Uniposca. Comunque tutti i pennarelli per tessuti indelebili, colori acrilici che possiamo utilizzare, come possiamo vedere, per esempio da il glitter, applicazioni di borchie e occhielli, tutto l'utilizzo anche degli stencil, quindi possiamo veramente sbizzarrirci. Qua c'è brush e marker. Vediamo un po' cosa abbiamo illustrato, molto bello. E qua c'è il primo tutorial. Eccolo qui, dove ci indica come personalizzare un paio di sneakers. Quindi qua dice infatti utilizzare un primer per preparare la pelle alla pittura e stendetelo con un batuffolo di ovata. Quindi c'è bisogno di un preparato da mettere sopra la scarpa e poi qua passo passo come realizzare queste bellissime scarpe. Street style qua. Guardate che bellino. E qua il tutorial numero 2. Anche qua è stata trattata la scarpa con un primer, con dei pennarelli a vernice acrilica. Quindi qua usa l'Uniposca. Ecco qua l'Uniposca di vari colori. Tutorial 3 invece sono le mie amate All Star. A me piacciono tantissimo All Star Alte. Tra l'altro, bellissime. Le amo, io ovviamente ce le ho rosa. Ma non le dipingerei mai perché non. No, quelle no. Ecco, questo è un metodo che si fa con il pennello, praticamente metti qui il colore e poi con il dito devi schizzare il colore e ti viene proprio questo colore che sembra quasi rubato dalle strade, ecco. Ci vediamo qua, sono molto originali, bellissime. Quindi ci dà tantissime idee su come possiamo personalizzarle, anche queste. Le Nike, altre scarpe che io amo. Sono veramente bellissime. E qua com'è il tutorial numero 4. E qua come ci insegna come possiamo utilizzare i colori per aerografo. Quindi disegnare, se abbiamo un po' di manualità, possiamo disegnare i soggetti che preferiamo. Qua tutti degli esempi che cui possiamo prendere spunto per personalizzarle, avere delle idee. Anche qua devo dire che è un libro che veramente mette in buon umore. Di questi tempi veramente ce n'è bisogno. Il tutorial numero 5.
Qui invece utilizziamo il nastro isolante e poi i colori. Dovete comprare il libro per capire come fare. Quindi questo è anche un regalo carino da fare agli amici, per un compleanno, per un creativo, sia per uomini che per donne, perché questa creatività va bene per entrambi. Uno ci può fare anche il business, voglio dire, perché può anche personalizzarle a pagamento. E questo invece si ispira all'animalier. Andiamo qua, quindi stile animalier. E qua il tutorial 6, sempre utilizzando il nastro adesivo sulle parti che non vogliamo colorare, ovviamente. E qua utilizza dei timbri, quindi possiamo utilizzare anche dei timbri. Fantastico, un sacco di idee, veramente un sacco di idee. E guardate cosa possiamo fare, c'è veramente tantissima roba. Possiamo anche comprare un paio di scarpe proprio per personalizzare, magari bianche o nere, proprio per personalizzarle, proprio con lo scopo di personalizzarle. Quindi magari le paghiamo anche poco perché magari quel colore non piace, magari è in sconto. E poi ce lo personalizziamo noi. Altro che, una bellezza. Guardate quante idee, quante idee. Tutorial numero 7. Qua invece il nastro isolante si applica in modo tale da, con la parte tessuti sul retto della sagoma di tessuto, estendetela bene sui bordi con un pennello. Cioè proprio come un nastro isolante per creare la sagoma. E in pratica da questo c'è il cartamodello e lo possiamo mettere su un pezzo di stoffa, feltro. Cioè veramente è geniale, geniale ragazzi, geniale, bellissima, bellissima. Cioè come vedete si possono proprio prendere spunto. Nightmare, ve lo ricordate? Io li ho visti tutti e quindi questo magari si useranno di più in questo periodo che piace molto l'horror. Ecco qua, veramente bellissima. Veramente tantissime idee, il cuore me lo farei, molto bello. Ecco qua, io sto andando veloce perché poi ovviamente devi comprare il libro ti lascio giù il link per poterlo acquistare, sia su Amazon che sul sito di Icon Editrice. Lo puoi trovare in vendita sul sito Icon Editrice. Ti lascio giù tutti i link per poterlo acquistare. Vado veloce. Qui come cioè possiamo personalizzare anche le plantare, fantastico, personalizzarla. È un libro secondo me che piacerebbe a molti di voi. Che carine! Ecco, queste mi piacciono con le fragole. Mi piacciono molto anche queste che sono sul rosa, sì, con i fiori. Anche queste, troppo carine. E qua c'è il tutorial. In questo caso si possono usare gli stencil. Quindi tu applichi lo stencil e con i colori puoi fare tutte le, diciamo, le disegni che più ti piacciono. Fantastico. E queste tutte le idee. Tutorial numero 10. Qua invece ci dice che possiamo usare la matita. È un pennarello molto molto sottile. Qua possiamo usare i patch. E tra l'altro, se hai una macchina per cucire della Nike che fai ricami, puoi farteli tu i patch, proprio super personalizzata. Quindi ci fai i patch con la tua elettronica e poi li applichi. Ecco qua, proprio super con il tuo nome, un tuo simbolo, qualcosa che ti piace, che è tuo. E proprio diventano quasi firmate da te. Tutorial numero 11. In questo caso anche questi patch di ogni colore. In questo caso si possono cucire a mano. Qua dovete avere un po' di dimestichezza con il cucito, però è molto carina come idea. Vabbè, chi mi segue ha dimestichezza con il cucito, quindi. Però questo libro, ripeto, è aperto a tutti. Cioè, si può fare un regalo a un nipotino, ad un'amica a cui piacciono queste cose. Tutorial numero 12. Con un pennello spalmate della colla vinilica sulle parti, puoi attaccare i glitter. No, non mi dite che questo non vi piace perché a me piace un sacco questa idea. Favolosa. Mamma mia, i glitter. Io dove vedo glitter, guardate che carino il cuoricino. Qua i due cuoricini. Fantastico. Ci sono una marea di idee. Fantastiche, andiamo avanti. Ecco qua, tutorial numero 13, vediamo cosa ci consiglia. Ah, qua praticamente possiamo disegnarle con la mano sinistra se siete destrorsi, oppure con la mano destra se siete mancini. Perché l'idea è quella di imitare, come possiamo vedere, imitare i disegni dei bambini. Un'idea molto originale, oppure addirittura farcele disegnare dal nostro bambino, se abbiamo un bambino piccolino, quindi a quel punto è proprio personalizzato al nostro figlio. Bellissima idea. Guardate qua, che meraviglia, meraviglia. A me piace troppo questo di personalizzare gli abiti, le scarpe. Io ho personalizzato un sacco di scarpe. Allora, qua invece il tutorial numero 14, qua invece con lo spray e con un rettangolo di stoffa. Può usare anche un pizzo, come possiamo vedere. Quindi si mette sopra e poi si spruzza il colore. E sembrano di pizzo. Fantastico, anche quello mi piace un sacco. Guardate queste altre idee. E qui il tutorial numero 15, borchie. Vabbè, le borchie.
che si usavano moltissimo tanti anni fa, ma anche sulle, mi ricordo che si usavano tantissimo, proprio le borchie attaccate così, ma si usano anche adesso, sono molto belle, attaccate con, quindi si possono attaccare con questo attrezzo che puoi trovare tranquillamente ovunque, e si attaccano le borchie, si usavano moltissimo nelle All-Star, e puoi usare borchie di vario tipo, come puoi vedere, quindi attaccarle, applicarle sul davanti, insomma hai tantissime. Anche queste sono sorta di borchie, quindi ci dà veramente tantissime idee. Queste sembrano le scarpe di Chiara Ferragni. E qua il tutorial numero 16, in questo caso attacchiamo gli occhielli. Bellina anche questa idea. Tra l'altro vendono queste pinze con gli occhielli, come possiamo vedere, faccio lo zoom, come vedere, con di vario tipo, il cuoricino, la ranetta, il pesciolino, cioè possiamo proprio personalizzare al massimo le nostre sneakers. Anche queste con dipinte, questi sono tutti esempi che possiamo copiare per personalizzare le nostre scarpe. Devo dire che è molto originale questo libro, non l'avevo mai visto un libro del genere, molto originale ed è veramente adatto ai creativi, originalissimo proprio, mi piace moltissimo. Vediamo un po' questo, poi lettera 22. Ah, c'è l'idea di inserire delle scritte, proprio delle scritte come se fossero una lettera, anche una scritta singola. Questa è dedicata a delle donne speciali, delle scritte con tutto il nome di queste donne, Marie Curie, che insomma sono state importanti, hanno portato dei cambiamenti nella vita di tutti noi. Addirittura applicazioni di piume, pom pom, ecco qua tutte le applicazioni di pellicce, molto carine, fantastiche, mamma mia. Quella carta è bellissima, troppo bella, la carta di questa casa editrice è veramente bellissima. Guardate che carina, come personalizzarla, o sul rosa, sull'azzurro, sul verde, cioè solo i particolari. Scritte, queste le facevamo anche noi, scritte nella gomma. E qua abbiamo il tutorial numero 17. Tecnica facilissima, prevede l'utilizzo di una penna a sfera del colore che preferite. Fantastica. Black and white. Altre idee? Devo dire che ci sono veramente tantissimi tutorial. Questo è il tutorial numero 18. Qua ci consiglia con un pennello largo e piatto dal basso verso l'alto. Non voglio spoilerare troppo perché devi comprare il libro. E questo, vabbè, sono tutti gli altri libri di questa casa editrice che puoi trovare, però ti invito ad andare a guardare nel sito di Icona Editrice per guardarti tutti i libri che loro vendono. Sono tutti libri di arte, quindi anche il cucito. Io spero che il libro ti sia piaciuto, secondo me è anche una bella idea regalo per Natale, per delle ricorrenze. Veramente un libro è sempre ben gradito. Regalato i libri sono sempre stata molto molto felice, quindi saranno felici le persone che magari lo riceveranno. Ti invito a iscriverti al canale, a cliccare sulla campanella, a rimanere sempre aggiornato e a condividere questo video nei tuoi social. Ti mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!